Giornata di recensioni oggi, proviamo il Segway Mini Light che ci ha fornito GoCamera. La velocità massima che si riesce a raggiungere con questo Segway è di 16 km all'ora, dopodiché la macchina tenderà ad inclinare la pedana su cui sono appoggiati i piedi e non vi permetterà più di andare ad accelerare. L'abbiamo utilizzato per tutta la settimana di lavori durante il cantiere all'aeroporto di Bologna settimana scorsa. Riprese effettuate dal gimbal con la Sony Alpha 6003 sul gimbal della Gutzen Moza Lyre, appunto sopra a questo pattino elettrico della Segway. Io in questo caso non sto utilizzando un gimbal girostabilizzato, quindi la telecamera fa quello che può. Stiamo andando ad una velocità anche abbastanza bassa, però in tasca ho casualmente, visto che stiamo facendo varie recensioni contemporaneamente, la nuova GoPro Hero 7 Black Edition, di cui tanto si parla bene della stabilizzazione elettronica, che si chiama Hyper Smooth Gimbal Like, c'è scritto sulla scatola. Quindi proviamo ad accenderla e facciamo una breve ripresa di paragone con la Sony e la GoPro con il gimbal like. Ovviamente sto correndo su una zona in cui è veramente proibitiva questa strada. Segway consiglia di utilizzare il mini light su strade asfaltate e non assolutamente su strade come questa che state vedendo in questo momento, che è veramente veramente barcollante. Però sembra si comporti molto bene anche su questa tipologia di strade, sinceramente non me l'aspettavo, l'ho utilizzato anche nel cantiere, vi dicevo, ed era una situazione estrema, caspita, cioè c'era ghiaia, c'era asfalto, c'era erba, l'ho fatto andare veramente dappertutto e ne sono rimasto ultra soddisfatto. Ok, il test di stabilizzazione con la Hero 7 Black Edition con l'Hyper Smooth l'abbiamo fatto, ce l'abbiamo proprio qui. Adesso vi mostro le caratteristiche del Segway, che è la parte più interessante di questa recensione. Allora, il Segway si presenta in questa maniera qui. Ha due ruote, ha un indicatore di carica che ci permette di capire quanto è carico su quattro pallini, in questo caso ne ha tre di attivi. Ha un pulsante di accensione. Una volta che il Segway è acceso, rimane perfettamente in equilibrio su se stesso. Se andiamo, questo è il senso di marcia in cui andare a salire, se andiamo a far pressione sulla parte posteriore, il Segway si sposterà indietro. Se andiamo a far pressione sulla parte anteriore, quindi con le punte, il Segway andrà avanti. Per ruotare abbiamo questo comodo timone centrale che, spostando a destra con il ginocchio, ruoterà a destra, spostando a sinistra con il ginocchio ruoterà a sinistra. Quindi ve lo faccio vedere da qui così lo capite meglio. Ok, spostandomi indietro appunto va indietro, spostandomi in avanti appunto si sposta in avanti. Con il timone centrale, appoggiandosi a destra, ruoterà a destra, e appoggiandosi a sinistra, ruoterà a sinistra. È autolimitato a 16 km all'ora, quindi non avremo la possibilità di correre come dei matti, ma vi assicuro che all'inizio già 16 km all'ora saranno tantissimi, tant'è che Segway ha deciso di limitarne la velocità. Vi fa una sorta di tutorial praticamente. Durante questi tutorial avrete la possibilità di utilizzare il Segway con delle limitazioni, fino a quando non diventerete degli esperti del biruota, del monopattino, appunto del mini light. Giusto per darvi un'idea anche delle caratteristiche tecniche, abbiamo una batteria da 4300 mAh su questo pattino e abbiamo la possibilità di
utilizzarlo per 18 km di seguito, quindi le tempistiche effettivamente non ve le so dare in minuti di utilizzo, ma di sicuro in chilometri, e, perché 18-20 km riusciamo a farli a una velocità tranquilla senza dover andare a salire o a scendere per discese e salite troppo ripide. Salite e discese troppo ripide non sono un problema, perché ho visto anche su, adesso siamo qui in pianura ad Ali di Classe, a Lido di Classe in provincia di Ravenna, però anche a Zocca ho notato che problemi non ce ne sono stati, a parte una zona molto molto pendente in cui mi ha detto fermati perché si sta surriscaldando il motore, ma l'ho veramente violentato, ragazzi, cioè l'ho portato sulla ghiaia, l'ho portato sull'erba, l'ho portato sull'asfalto pochissimo, l'ho portato in tutte le condizioni, sull'erba alta, con i buchi, e si è comportato veramente veramente bene. Sono super soddisfatto di questo prodotto, in link in descrizione trovate il link per l'acquisto, e mi è piaciuto proprio per il discorso del gimbal, perché ragazzi è una svolta per le riprese video. Si spendono tanti soldi in attrezzature che magari poi non vengono utilizzate, questa secondo me è una di quelle attrezzature che invece vale la pena utilizzare, e insomma ve la godrete dal mio punto di vista. Penso di avervi detto tutto quello che c'era da dire su questo Segway, su questo pattino elettrico. Mi è piaciuto veramente tanto, quindi pollice in su per questo prodotto. Non mi resta che salutarvi, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per rimanere connessi e sapere sempre quando pubblicherò nuovi video, anche perché a breve avremo il video della recensione della GoPro Hero 7 Black Edition. Un saluto a tutti quanti e ci vediamo, io vado a farmi un giro, ciao! Se decidete di utilizzarlo e poi dovete scendere dal vostro Segway, mi raccomando, sempre da dietro, perché da davanti vi cappottate, così ve lo dico perché mi è capitato. Ciao!